Inaugurato le 10 di giovedì nel piazzale Poledrelli, il monumento ai martiri delle foibe, posizionato nel parco Giordano Bruno adiacente alle scuole, lo scoprimento del nuovo monumento, nato dalla collaborazione tra Comune di Ferrara e Assoarma, è stato il momento centrale del calendario di iniziative cittadine promosse all'insegna del giorno del ricordo Istria, Fiume e Dalmazia, ricordo di un esodo. Intervenute le autorità cittadine, tra cui il prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieri, il presidente di Assoarma Ferrara Raffaele Ghelfi, insieme ad altri rappresentanti dell'associazione che ha voluto e realizzato l'opera. Presente anche il presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Flavio Rabar, il generale Domenico Rossi, ex sottosegretario del Ministero della Difesa, lo studioso Giovanni Guarini, presidente dell'Istituto Nastrazzurro di Gorizia, oltre alle autorità e rappresentanti delle associazioni degli studenti della classe quinta A del liceo Roiti. Nel pomeriggio poi alle 16 nella sala dell'Arengo in municipio, incontro degli esuli istriani, fiumani e dalmati di Ferrara con i loro familiari, alla presenza del prefetto e dell'assessore alla cultura del comune Marco Gulinelli. Ma che significato ha questo nuovo monumento per Ferrara? Un monumento è un elemento carico di significati, stabile e duraturo, che vuole essere segno e presenza viva resistendo al tempo. Il ricordo di questa tragedia, per decenni soffocata, torna oggi e sempre. La solennità civile nazionale italiana è stata istituita nel 2004 e in questo 2022 compie 18 anni. Si fa maggiorenne, ma quel dramma vive nel ricordo da decenni. Un ricordo che a lungo è stato oscurato, tenuto nel cassetto, relegatolo in un angolo nascosto della storia. Ferrara è e vuole continuare ad essere parte attiva di questa riscoperta della memoria collettiva. Voglio ringraziare chi ha fatto di questa missione del ricordo un impegno civico e storico continuo.